il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Che stronzo, io te lo giuro, regà, mi ha rotto il cazzo, soprattutto Elisa, per te. Perché no. Sono insieme a Elisa, è colpa mia. Non c'entra, se ti senti preso in causa, sono problemi tuoi. No, mi dici beh. Soprattutto Elisa. No, ok, ma in generale, rompe sempre le dobbiamo sempre fare delle punizioni, dobbiamo sempre fare qualcosa in meno, perché c'è qualcuno che si lamenta, la maggior parte delle volte lei è buona. Anche te, parlaci, faglielo capire, cazzo. Ah, perché te pensi perché che perché almeno te t'ascolta, magari. Lo so. E se non t'ascolta, scena lei, cioè. Io voglio sperare che nessuno ce l'abbia con Elisa, perché... Se qualcuno gli va a dire a Elisa qualcosa, poi ne dico io quattro, quindi non so quanto gli conviene. Comincia male la giornata e per le recidive del trucco è ora di recuperare un aspetto consono. Adesso andrete a pulirvi la faccia e lo farete con me. Facciamo questa cosa il più velocemente possibile. Andiamo. Eh sì, di questi tempi a una giovane collegiale è proibito imbellettarsi ed è gradito un viso acqua e sapone. Che i borghi mi bruciano! Ah! Le stanno bastonando. Guardi che viso meraviglioso. Andiamo! Ma come vi hanno fatto lavare? Con il sapone. Stavo per bestemmiare, mi stava facendo malissimo il cazzo di occhio di merda. Vabbè, Eli, se non ti mettevi il mascara non c'era sto problema. Stavo dicendo che mi stava andando a fuoco un occhio. Se non ti fossi messo il mascara non sarebbe successo. È vero, dai. Ma che cazzo te l'ha chiesto? Chi cazzo te l'ha chiesto? Non te l'ho chiesto, ti stai zitto. Elisa, quando si comporta così, passa un po' per... non dico una bambina, però per quella che non capisce la situazione. Intanto fischia lui. Fischio per non risponderti. Però non mi sembra che ti fai molti problemi a parlare. È inutile anche sprecarsi parole. In silenzio, i collegiali marciano verso le loro camerate, quando un ben noto problema torna alla ribalta. Regà, mo con sta giacca, senza giacca, come faccio? Cazzo. Ma ti devi perdere pure tu, guaglio. Beh, fratello, che cazzo fai? Oh, fra, io l'ultima volta l'ho messo in sala ricreativa. Te, padane, te ricordi? Quello sta tutto frustrato per il cibo e gli chiedi per la giacca. E ora, forza sette vi voglio, veloci, giacche, forza. Anni, fluiamo! Andiamo signori, forza! Gabriel deve ora affrontare la prima vera e propria lezione senza giacca.